Buongiorno, bentornati sul nostro canale Furti e Dintorni. Oggi guardiamo come potersi difendere dalle truffe nei negozi, cari negozianti, soprattutto con il resto. E le persone arrivano soprattutto nei piccoli negozi, le persone arrivano, vi danno i soldi, poi li ritirano, poi forse ve li hanno dati, vi hanno distratto. Allora guardiamo alcune tecniche che usano, abbiamo visto già diversi video al riguardo, ne guardiamo degli altri dove analizziamo sempre quello che è successo con lo scopo appunto di poterci difendere da questi truffatori. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate i video e guardiamo quello che succede in questi casi. Ok, guardiamo questo negozio. Sembrerebbe una, non dico un'enoteca, ma comunque un negozio di dispositivi che riguardano trattamento dei liquidi, forse vino, birra, distillatori. Comunque guardate cosa succede, mi raccomando, state attenti al resto. Allora, la signora ha comprato questo tubo e questo accessorio ed è il momento di pagare. Guardate, state attenti, fa vedere, ovviamente il signore arriva, carica la cassa, lei gli fa vedere i soldi. Ecco qui la nostra banconota, è un classico, l'abbiamo visto decine e decine di volte. Vedete che la banconota non gliel'ha data, ce l'ha ancora lei in mano. E in questo momento, ecco, la mette via. Avete visto? L'ha messa via, lui ha preparato il resto perché ha visto la banconota con la quale stava per pagare. Però la banconota di fatto non gliel'ha data. Inizia ad armeggiare, adesso inizierà a distrarlo e a fargli credere che la banconota in realtà gliel'ha data. Lui prepara il resto. È interessante, ecco, vedete adesso parte la tecnica della distrazione, inizia a chiedergli delle informazioni. Cos'è quel pezzo lì? Cos'era quel pezzo là? È da molto che siete aperti? Come vanno le cose? Inizia a fare due chiacchiere, no? In questo modo lo distrae, cerca di fargli scordare che la banconota in realtà non l'ha dato. Vedete, inizia lui ovviamente gli spiega le cose che riguardano il suo mestiere, però di fatto la banconota è ancora piegata all'interno del portafoglio e lui ha il resto in mano. Allora vediamo se ci casca o se non ci casca. A voi soprattutto vi è mai capitato una situazione del genere? Vi siete fatti fregare? Avete capito che c'era qualcosa che non andava? Può capitare. Vediamo cosa, come va avanti. La scena, eccolo lì, lui ricontrolla il resto. Appoggia i soldi lì, grosso errore perché la ragazza poteva già prenderli. Però dice, dov'è la banconota? Non lo so, ecco qui che lui riprende indietro i soldi. Sta cercando la banconota. La signora dice, guarda, io non c'ho niente, te l'ho data la banconota. Sì, sì, come non me l'hai data? Ladra. Criminale truffatrice. E chissà quanti ce ne sono in giro, eh? Voi che vedete questo video, commentate nel video queste situazioni, perché così ci rendiamo conto anche come, per esperienze personali, quello che accade nelle nostre realtà. Niente, la signora la banconota ce l'ha lì piegata e sta di fatto che adesso inizieranno la ricerca della banconota magicamente scomparsa, Ci manca solo che vanno a rivoluzionare tutto il negozio. Comunque sta di fatto che il resto, come vedete, è ancora qui. La signora si è allontanata, ad un certo punto la signora fa finta di spazientirsi, lascia l'accessorio e dice vabbè, torno poi un'altra volta. Che anche questo comportamento non è assolutamente normale, no? Se tu hai pagato non te ne vai, cioè fai di tutto per ricercare la banconota, non è vero? Quindi sicuramente questo già è un segno di una tentata truffa, Quindi la banconota, come vedete qui, viene ripiegata e viene messa via. Fortunatamente in questo caso il commerciante non si fa fregare. Però abbiamo visto come siano veramente pratiche diffuse, non sono la vostra realtà, però può capitare. Quindi cari commercianti, mi raccomando, state sempre attenti, abbiate delle procedure ben
ferme, stabilite, siate metodici nel conteggiare il resto, nel maneggiare i soldi, nell'assicurarvi di fare tutte le cose nella maniera giusta, per evitare che poi la sera, quando andate a chiudere cassa, i conti non tornano e poi in certe realtà siete voi a doverci mettere la differenza. Quindi sempre, sempre massima attenzione. Ok ragazzi, allora, come detto prima, guardate gli altri video, iscrivetevi al canale, condividete questi video con i vostri amici, così sostenete il canale e soprattutto cercheremo insieme di poterci difendere e proteggere da questi furti. Ok ragazzi, ciao a tutti e ai prossimi video.